La ballerina, conduttrice e attrice Rossella Brescia, ha raccontato della dolorosa separazione dal suo compagno, ex protagonista di Amici. Rossella Brescia è un personaggio dello spettacolo molto amato. Non solo è una bravissima ballerina, ma è anche conduttrice, speaker radiofonica e attrice. Sui social è molto seguita e qui i suoi post ricevono tanti apprezzamenti e commenti positivi, soprattutto per il suo aspetto sempre curato e in super forma. Di recente, però, la showgirl ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato della dolorosa separazione dal suo compagno. Lui, come Rossella, è stato uno dei protagonisti di Amici e i due si sono lasciati dopo ben 20 anni di amore. Ecco che cosa ha raccontato la ballerina. Il racconto di Rossella Brescia sulla separazione dal suo compagno. In un'intervista al Corriere della Sera la ballerina Rossella Brescia ha raccontato, non senza un velo di tristezza e amarezza, il dramma della separazione dal suo compagno. Lui è il coreografo ed ex maestro di ballo di Amici Luciano Cannito, con cui la ballerina ha vissuto un'intensa relazione per 20 anni. La Brescia ha infatti confessato, è finita una storia che durava da 20 anni. Ho finito di girare Gesti Mari di Riccardo Cannella, con Fabio Troiano e Francesco Foti. Anche lì, mi è piaciuto mettere il mio dolore al servizio del mio lavoro. È successo mentre stavo girando il film e non l'ho deciso io. Per me è stato uno shock. Infatti la cosa che più addolora Rossella Brescia è il non sapere il motivo della rottura. Su questo ha dichiarato, se non sai perché succede è più dura. Comunque siamo rimasti amici, sento sua figlia, che praticamente ho visto crescere. Cerco sempre di restare in armonia con le persone. Il livore mi toglie energia. Per fortuna la ballerina ha conservato buoni rapporti sia con Cannito che con sua figlia. E sui mancati figli che ha avuto, Rossella ha voluto dire la sua. I figli li ho desiderati e ho fatto delle cose per averli, ma non sono arrivati. Però non ho il rimpianto, sono gli altri che te lo fanno pesare. Ora hanno smesso, ma prima mi chiedevano immancabilmente, quando fai un figlio? Da poco a messa hanno letto il passo della Genesi in cui Adamo si accorge di essere nudo. Prima di aver mangiato la mela non ne aveva la percezione. Insomma la ballerina sta vivendo un periodo molto difficile ma ha anche detto che riuscirà a farcela come è riuscita Jennifer Aniston dopo la rottura con Brad Pitt, che l'ha preferita ad Angelina Jolie. Oltre alla rottura con Cannito e alla mancata maternità, l'ex maestra di Amici ha parlato del calendario sexy che fece per Max nel 2004 e sul compenso che ottenne all'epoca. Ha infatti detto, con quei soldi mi sono comprata casa a Roma. Non tutta, inoltre ricorda che fu una bellissima esperienza. Infine, parlato del presente, la Brescia ha confessato che si sente una ragazzina, perché porta dentro di sé sempre una fanciullina. E ha aggiunto, se non fosse per gli altri che magari fanno dei paragoni lusinghieri con le ragazze più giovani, non mi accorgerei di avere superato i 50.